L'ospedale San Massimo di Penne, a poco meno di un anno dai primi casi Covid fatti registrare tra pazienti e personale sanitario, tornerà ad essere Covid Hospital. La notizia è stata annunciata ieri sera ai microfoni del TG3 Abruzzo dal direttore della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi. Dunque, presso il nosocomio Vestino, nelle prossime ore saranno ridotte tutte le attività e gli accessi, mentre le urgenze e le operazioni chirurgiche saranno trasferite a Pescara e Popoli. Come nella prima fase, saranno ripristinati 4 posti letto di rianimazione. La notizia è immediatamente ha fatto il giro della zona pedemontana in provincia di Pescara, destando la reazione di migliaia di utenti e del comitato Salviamo l'ospedale di Penne. Apprendiamo che il San Massimo farà di nuovo e come sempre la stampella al Santo Spirito di Pescara, tuona il presidente Nicola Spoltore. Lo farà sempre più con difficoltà per assenza di personale, in struttura non idonea, senza attrezzature. Insomma, così come ci hanno voluto i governi regionali e nazionali. Passata la bufera continua, torneremo alla nostra agonia che non accetteremo senza colpo ferire. Confido nella coscienza e nella consapevolezza dei vestini e nel ravvedimento dei politici tutti, dai locali ai nazionali, passando per i regionali. Noi non molleremo. Intanto, nelle scorse ore sono stati effettuati test ai medici, agli operatori sanitari e al personale della mensa. Risultati tutti negativi.